Salve a tutti, siamo ancora qui sul nostro ettaro di patate. Volevo fare alcune precisazioni sull'istrice, intanto vi faccio vedere le orme del cinghiale. Vedete le orme del cinghiale? Questo è un esemplare abbastanza grande. Quindi banchettano insieme, istrici e cinghiali convivono benissimo insieme. La precisazione che volevo farvi è questa. Dietro quegli alberi, su quella montagna, quello è il Monte di Picenze, noi siamo qui in Abruzzo all'Aquila, tutta quella montagna là dietro, là c'è il Gran Sasso, c'è il Parco Nazionale del Gran Sasso, ecco, vedete il monte là dietro, Parco Nazionale, dietro quei pioppi altissimi. Praticamente, per quanto riguarda l'istrice, io vi posso dire la mia esperienza nella mia zona, ho 37 anni, quindi fin da bambino, dall'età di 2-3 anni, di 3 o 4 anni, andavo dietro mio nonno con la zappetta a irrigare in mezzo all'orto, in mezzo al grano. Vi posso assicurare che questi animali non si erano mai visti e sentiti. Pensate che fino a 10 anni fa, quando sono apparsi i primi esemplari, raccontava mia nonna dicendo: "Anni, guarda, nonna, abbiamo visto un porco spino", lo chiamavamo da queste parti, no? Un porco spino. Dice: "Ma che. Dove l'hai visto? Non sei mai visto?" Cioè, nonna rimaneva sbalordita da questo fatto. Non si era mai visto l'istrice da queste parti. Cosa è successo? Che praticamente qui hanno ributtato l'istrice nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Io non ho niente contro i parchi. Ultimamente, veramente, non so se sto cambiando idea piano piano, perché quando arrivi in un campo di patate del genere, dove hai spremuto l'anima veramente per coltivarlo e lo trovi devastato, insomma, cominci a cambiare un po' idea sul mondo e sulle cose. Comunque, a parte questo, hanno ributtato l'istrice nel parco? Benissimo. Ma tu non puoi ributtare l'istrice nel parco dove non c'è nulla da mangiare, senza una recinzione, perché non è che il parco è recintato. Dopodiché l'istrice piano piano è sceso a valle dove trova i raccolti, e ha cominciato a devastare i raccolti. Quindi, prima del terremoto noi mettiamo sempre questa data, gli altri dicono avanti Cristo, noi diciamo avanti terremoto. Prima del terremoto io ho coltivato le patate senza recini, senza niente, benissimo. Non c'era nessun tipo di problema. Non trovai mai una buca di un cinghiale, di un istrice, di nulla. Adesso, dal 2010 in poi, complici anche queste stagioni, diciamo, un po' più calde, di poca pioggia, quindi alla montagna c'è siccità, non c'è erba, non c'è nulla. Gli animali scendono tutti a valle, sono aumentati esponenzialmente di numero, quindi sono parassiti, non sono più animali. Sia cinghiali che istrici qui in Abruzzo, nella mia zona L'Aquila, sono diventati parassiti, situazione insostenibile, e vengono a devastare i nostri raccolti. Quindi, per quanto mi riguarda, nel mio territorio non c'era mai stata presenza di istrice qui a San Gregorio, provincia dell'Aquila, 10 km dall'Aquila, mai stata presenza dell'istrice fino a buono il 2002-2005. Dal 2007-2008 si è cominciato a vedere qualche esemplare, ma roba sporadica, roba che ci poteva stare perché qualche buchetto non dà fastidio a nessuno. Dal 2010 in poi la situazione è cambiata radicalmente, il parassita è diventato devastante, cioè è diventato più presente dei topi a momenti, quindi i topi non creano più problemi alle patate, alle coltivazioni, li creano l'istrice, che è un roditore come il topo, guarda caso. E non sappiamo più cosa dobbiamo fare, perché questo è un animale che scava addirittura sotto le recinzioni. Tu pensa a casa, scavato sotto la recinzione, una voragine quasi di 1 metro, e ha tirato fuori in una notte quasi 300 metri quadri di zafferano. Vi lascio immaginare, un po' più pregiato delle patate lo zafferano, quindi vi lascio immaginare il danno economico che mi ha potuto arrecare quella notte l'istrice. Un buco sotto la recinzione messa bene, anche con la rete saldata, scavato sotto la rete saldata. Quindi speriamo che qualcuno rifletta, i parchi ci possono stare, ci devono stare i parchi, ma bisogna recintarli. Bisogna, come al nord Italia, i parchi vanno recintati, così che gli animali protetti rimangano all'interno del parco, anche perché qui non ti rimbo l'istice non è rimborsato. Se fai una domanda contro l'istice ti dicono che l'istice non è rimborsabile. Un animale protetto non è rimborsabile, perché, anche perché qui siamo fuori parco. Addirittura il parco è lì, io sono fuori il perimetro del parco, quindi qui non vedrà mai nessuno a rimborsarmi. Quindi è una roba vergognosa da capricciarsi, da accaponarsi la pelle. E vi ricordo, come ultimo ricordo, perché vi dovete bene impresso nella mente, che nel mondo l'unico paese in cui l'istrice è presente al 100% è l'Italia. In Africa, dove è originario dell'Africa, è presente solo in alcune zone dell'Africa settentrionale, Marocco, Africa centrale, ma in pochissime zone.
In Italia è presente nel 100% del territorio, in tutti gli altri paesi del mondo l'istice non esiste, non c'è presenza di istice. Quindi come facciamo noi a combattere la concorrenza? Come facciamo noi con i prezzi sempre più bassi dall'estero, dall'Egitto, le patate che vengono dal Marocco a 5 centesimi? Quando si devastano i raccolti questi parassiti e raccogliamo sempre, sempre di meno, quest'anno raccoglieremo forse il 50% di quello che abbiamo seminato, e poi dobbiamo combattere anche con i prezzi la roba che viene dal Marocco, dall'Argentina, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a voi la sentenza, speriamo che qualcuno rifletta su questi argomenti, speriamo che qualcuno rifletta. L'istrice è presente solo in Italia al 100% del territorio. In tutti gli altri paesi del mondo l'istrice non esiste, tranne che in Africa, dove è originario. Facciamoci una domanda. Io me ne faccio tante, perché purtroppo le fatiche sono tante e poi quello che tiriamo a capo ogni anno è sempre di meno.